Io partirei dalla nuovo FRQ50 e FRQ60, sono macchine monocip DLP con la tecnologia pixel quadrupling per avere l'aumento della risoluzione con un chip nativo 1920x1080, ma che riescono a lavorare a 4 volte la frequenza di quadro per avere un'immagine che ti dà quella risoluzione. Quindi di fatto in termini di risoluzione è stato raggiunto, secondo me, su macchine che non hanno un chip nativo 4K, ma una qualità di immagine tale da giustificare il fatto di proporre effettivamente la macchina come 4K. E di conseguenza ho una prestazione superiore laddove possa essere necessario, quindi o in ambito video, che può essere interessante, in ambito universitario può essere interessante in alcune applicazioni più tecniche, e in ambito corporate per offrire una soluzione che sia effettivamente 4K. Quello che voglio dire è che oggi mi avvicino allo schermo, non è un'immagine che trema, non è un'immagine che ha problematiche, è un'immagine molto definita con la risoluzione su una macchina che ha un costo che è assolutamente competitivo in termini di prezzo. Dopodiché, la cosa che si può far vedere anche su questa macchina che è interessante è l'alternanza tra la possibilità di far lavorare la stessa macchina a 240 frame al secondo, quindi questa macchina qui la posso collegare a una sorgente 240 frame al secondo che, comparata in questo caso alla macchina classica Full HD da 50 o 60 frame al secondo, in questo momento 60 Hz, ti può dare un vantaggio importante in termini di fluidità d'immagine su specifici segnali. Mi immagino che il mondo delle simulazioni, il mondo del design possa essere un'applicazione in cui questo tipo di performance possa offrire delle prestazioni differenti che effettivamente in alcuni casi possono dare una differenza effettiva. Inoltre questo si sposa, se lo vediamo di là, col sistema di real time tracking per andare a lavorare con un sistema di tracciamento dell'immagine dedicata più a eventi live o performance, in cui posso utilizzare un sistema di illuminazione infrarossi con una telecamera industriale per avere un tracking in real time a 240 Hz che, come vedremo, ha una risposta che è estremamente veloce e fluida comparata a quella tradizionale a 60 Hz. Abbiamo completato la transizione al mondo laser anche sulle macchine ultra corte, per cui tutte le nuove serie di proiettori ultra short con ottiche 0.35 integrate, anche queste che fino ad oggi erano una lampada, arriveranno ad essere macchine laser e con anche un aumento di risoluzione, quindi macchine che tradizionalmente erano wide XGA 1280x800 adesso diventano anche in questo caso, con questo nuovo TMZ 400, una macchina 1920x1200, 4000 lumen laser con ottica 0.35. L'attuale RQ22, che è la macchina 3 chip DLP con risoluzione in questo caso 4K, e accanto il nuovo RQ25 che arriverà dopo l'estate, di cui la grossa differenza è il fatto che le dimensioni sono state mostruosamente ridotte, e di conseguenza diciamo che è un vantaggio soprattutto in applicazioni legate al mondo rental, per cui è chiaro che se vado ad installare questa macchina in un teatro, in un auditorium, in maniera fissa non è così rilevante il cambiamento, ma se lavoro in ambito rental o anche se lavoro in un teatro dove ho necessità di spostarmi in retroproiezione, in scenografia, fondo sala e quant'altro, è una macchina che è arrivata a pesare 34 kg, per cui è paragonabile quasi ai monocip DLP che abbiamo attualmente in gamma, però è una macchina con performance molto alte che fa parte appunto della fascia 3 chip DLP. Questo è il sistema di cui ti parlavo prima, dei 240 Hz, che è ancora un software in fase, diciamo, di presentazione, che però va integrato, nel senso che per poter funzionare va tutto integrato con un sistema di hardware di creazione di contenuti soprattutto. Quello che permette di fare il tracciamento tramite, in quel caso vedi che c'era sopra uno scotch luminoso catarifrangente, nel senso che è in grado di tracciare tramite un sistema di illuminazione infrarossi e tramite una telecamera industriale, riesce a individuare anche un differenza di luminosità che può avere le dimensioni di un'unghia, proprio molto piccolo, un pezzetto di scotch, ma la cosa importante è che riesce a seguire l'immagine con una velocità di frequenza di 240 frame al secondo, il che vuol dire che non c'è latenza. È un'applicazione che è stata pensata principalmente per applicazioni e performance live e che si sposa con le macchine che lavorano anche a 240 Hz, quindi RQ35, che era il 30.000 nuovo, ormai nuovo, presentato lo scorso anno, che anche in questo caso ha la possibilità di lavorare tanto in 4K col pixel quadrupling o a 240 Hz in risoluzione wide XGA. Si chiama Presit 360 ed è un nuovo ingresso nella gamma del collaboration, quindi pensata per il mondo aziendale essenzialmente, ed è una telecamera è un sistema per videoconferenza che integra 4 telecamere, 7 microfoni e degli speaker. In pratica è pensata per essere posizionata al centro del tavolo quadrato, tavolo rotondo,
con 4 telecamere sui 4 lati, 7 microfoni direzionali che sono in grado di individuare la provenienza della voce e cambiare la visualizzazione della telecamera in funzione della persona che sta parlando. La cosa carina è che uno non ha bisogno di software per essere integrata nei sistemi di videoconferenza classici che vengono utilizzati, e ha una modalità tale per cui io con un tasto posso andare a variare all'interno della telecamera il tipo di segnale che voglio andare a visualizzare, per cui posso lavorare con un segnale 360, due immagini affiancate, posso andare a lavorare con l'immagine a schermo intero che varia in funzione della provenienza della voce di chi sta parlando, posso andare a fare un singolo video 360, affiancare due video 180, e c'è anche una modalità con 4 immagini verticali che mi permette di visualizzare contemporaneamente le 4 persone seguite nella stanza. Quindi tutto collegato tramite USB-C, eventualmente se c'è il voltaggio alimentato direttamente dal computer, quindi o lo collego a un monitor nella sala conferenza, che in questo caso può avere anche un USB passante, quindi USB-A collegato tra telecamera e monitor, e monitor con uscita USB-C che alimenta il computer e manda anche il segnale video, oltre che il segnale dati della telecamera, sul computer che ho collegato in quel momento nella sala riunioni, oppure lo posso collegare direttamente al computer e avere una unica telecamera per gestire un sistema di comunicazione con più persone all'interno della sala riunioni, quindi senza dover avere ognuno con la sua webcam collegata al microfono, con tutto quello che comporta in termini di problemi.